tre soggetti: chi fa ricerca in neuroscienze, il mondo del diritto con le sue regole, l'ente, e il racconto di del contatto fra questi due mondi, che diciamo è un racconto mediatico. Questo racconto mediatico certe volte enfatizza alcuni aspetti, quelli sui quali Gazzaniga ci ha appena detto, la ricerca che conduciamo non ha nessuna evoluzione di tipo deterministico, e li presenta invece questi aspetti in senso deterministico. Per questo ho parlato di neodeterminismo, come un effetto indotto da una enfatizzazione mediatica che riteniamo errata. Sul fatto che alla fin dei conti, come le diceva, bisogna neutralizzare persone che inducono pericolo sociale. Qui io credo che a seconda di come si individui il grado di responsabilità giuridica, la risposta è diversa, perché la neutralizzazione per sicurezza e pace sociale è ricercata in tutti i sistemi, ma il tipo di risposta che viene data, come accennava Gazzaniga al termine del suo intervento, cambia. Negli Stati Uniti l'idea è che il criminale debba essere non soltanto neutralizzato e quindi allontanato dalla società, ma che meriti una retribution, meriti una punizione. In Europa, in Italia in particolare, forse anche per una permanenza di ideologia cattolica, l'idea nostra è che il criminale debba essere rieducato, e quindi la risposta che viene data a livello di norma penale cambia, con gli effetti anche sulle modalità della detenzione. Quindi la neutralizzazione di per sé è soltanto un momento della risposta del diritto alla presenza di mens rea e di actus reus. Prego. Qua. Hello. I'm up here. Sono qui. I would like to thank, first of all, anzitutto vorrei ringraziare il professor Gazzaniga per la brillante presentazione, e vorrei fare una domanda che riguarda l'interculturalità. Crede che la maggior parte degli esperimenti appunto vengano fatti in individui occidentali, ovvero provenienti da culture occidentali? Ritiene che questo possa essere un problema a livello di generalizzazione dei risultati delle ricerche condotte in neuroscienze o meno? Perché ha detto che la moralità è ampiamente innata, ma mi chiedo se gli esperimenti che lei ha mostrato, soprattutto per quanto riguarda i bambini, siano stati effettuati in maniera interculturale o transculturale a livello internazionale. Se così non è stato, infatti, possiamo essere vittime di un bias culturale, quindi generalizzare ciò che succede negli Stati Uniti o in Europa e estenderlo a tutti gli altri abitanti del pianeta. Quindi volevo sapere se appunto questo fenomeno è stato verificato o meno. C'è stato un editoriale, infatti, proprio su Neuroscience, che ha trattato esattamente questo aspetto, ovvero utilizzare il sistema americano come un modello ordinatore per tutto il resto degli altri paesi. Grazie, è un'ottima domanda, e credo che debba essere affrontata con maggiore ricerca o una ricerca più accurata. Coloro che hanno effettuato gli studi sui bambini dicevano che l'impatto della cultura era innegabile. Diciamo, il test era stato fatto su bambini di 12-14 mesi e dicevano che era troppo presto per i bambini aver imparato il concetto di equità. Quindi lo stesso vale anche per il concetto di reciprocità. Quindi ad ogni modo sicuramente dovrebbero essere studi interculturali e transculturali e consentire dei paragoni. Ci sono degli studi condotti sulla giustizia morale attualmente, e abbiamo moltissimi database attualmente, sono internazionali e prendono in considerazione varie etnie, vari gruppi d'età, vari credi religiosi, varie etnie, varie credenze, eccetera. Quindi se diamo uno sguardo al comportamento, in realtà la scelta che le persone fanno quando sono confrontate
confrontate con una sfida morale, si vede appunto una comunanza, ovvero tutti rispondono in maniera analoga in presenza di determinati stimoli morali. Quindi, che so, il 90% delle persone giudica X così e il 10% giudica X cos'ha. E questo vale a livello internazionale. La differenza però è sta in quello che loro dicono, nella motivazione che danno del loro comportamento. Quindi diciamo che siamo progettati in modo da poter comportarci in una determinata maniera quando ci confrontiamo con un giudizio morale, ma ci sono delle differenze tra cultura e cultura, ci sono delle differenze sul perché ci comportiamo come ci comportiamo, e qui il nostro interprete cerebrale crea appunto una teoria sulla base delle informazioni che recepisce per poter spiegare perché una persona si comporta in un certo momento in una determinata maniera. Quindi diciamo che non è così bieca la spiegazione come è stato suggerito da questo editoriale. Ci sono degli studiosi che stanno lavorando a livello internazionale su studi transculturali e appunto si stanno chiedendo se vari comportamenti possono avere una sorta di qualità internazionale o addirittura universale. Conclusione delle cose molto interessanti che ci ha detto. Sarei interessato a sapere che cosa pensa lei di quella forma di retribution che è la pena di morte. Oh, you mean just personally whether I think death penalty is a good thing? Sì, la pena di morte personalmente, cosa ne penso? I don't know. Non so. It seems crude. È un concetto piuttosto diciamo crudo tra virgolette. Ci sono degli atti indegni e molto violenti che sono stati effettuati da degli individui, non mi sto facendo guidare dalla teoria ora, perché se così fossi direi sono contro la pena di morte, sono a favore dell'ergastolo e di un approccio riabilitativo, naturalmente. La domanda sulla pena di morte è sicuramente spinosa per tutti. Ho cercato di immaginare, quindi immaginare qualcuno fa del male a un membro della mia famiglia. E mi chiedo che cosa farei. Probabilmente reagirei in maniera molto volenta, quindi sto parlando col mio cervello emotivo adesso, quindi è irrazionale. Abbiamo ancora pochi minuti, quindi utilizzo ancora questo poco tempo. Se abbiamo compreso bene la sua posizione è legata al rapporto fra neuroscienza, brain imaging e diritto, e la conoscenza che dalla ricerca ci arriva non modifica la nostra percezione di essere soggetti liberi. E quindi non c'è una influenza degli esiti della ricerca sulla individuazione della responsabilità. Non possiamo dire siamo tutti responsabili perché siamo predeterminati. Questo mi sembra il punto centrale della relazione di oggi. La mia domanda è: questo vale anche per il discorso sulla etica e sulla morale? In realtà la mia posizione è che dobbiamo essere ritenuti responsabili perché siamo tutti in grado di sottoscrivere quello che io ho chiamato il contratto sociale, ovvero seguire, attenerci alle leggi della cultura, la cultura che abbiamo deciso di abbracciare. E dal momento che il sistema, ovvero i nostri cervelli, rappresentano ciò che siamo e i nostri cervelli possono scegliere di rispettare o meno queste regole, questi precetti, ecco che dobbiamo essere ritenuti responsabili a fronte di queste regole, perché dobbiamo essere responsabili ai sensi del contratto sociale. Quindi
Siamo degli agenti responsabili, che è molto diversa rispetto all'approccio deterministico, nel senso che possiamo razionalizzare come funziona l'interazione tra cervello e mente. Una volta che svilupperemo un vocabolario che ci consente di comprendere, infatti, che ci aiuterà a comprendere un approccio deterministico, in realtà non abbiamo questo vocabolario, non abbiamo questa terminologia, coloro che dicono e sostengono di averla, no, non l'hanno, ma ipotizziamo che siamo riusciti a sviluppare questa terminologia e sicuramente ciò succederà. Ecco, tutto ciò non preclude la nostra possibilità di pensare che gli esseri umani sono responsabili delle proprie azioni a fronte di un contratto sociale versus coloro che hanno deciso di non abbracciare questo contratto sociale. Quindi in qualità di questo contratto sociale l'individuo deve attenersi a determinate regole in virtù di questo contratto. In realtà infatti lavoriamo, funzioniamo all'interno di un gruppo sociale e ciò ci rende degli agenti responsabili. Mettiamola così, se lei fosse l'unica persona al mondo non ci sarebbe nessun senso di responsabilità personale, non ne avrebbe bisogno. Diciamo che questo senso nasce quando c'è qualcun altro sull'isola deserta con lei e quindi a quel punto dovete stabilire un contratto, diciamo. Ecco che inizia tutto quel costrutto che abbiamo descritto precedentemente. Quindi è qualcosa che risiede un pochino all'esterno da noi, all'interno di quel contratto sociale, che ci rende degli agenti responsabili, degli attori responsabili. Richieste di intervento, è l'ora della chiusura, quindi io ringrazio moltissimo Michael Gazzaniga. Speriamo di rincontrarci a Bergamo per un'altra occasione, grazie a tutti voi.